Ciao a tutti e a tutti, bentornati in un nuovo video e mi dispiace dirvelo, ma ebbene sì, è un altro video haul, ma questa volta è una sorta di haul con la ball unboxing perché alcune cose non le ho proprio aperte, quindi sarà uno spacchettamento in diretta, però ci sono anche alcune cose che ho comprato di mia spontanea volontà. Però iniziamo anche con gli acquisti, tra cui la prima cosa che ho comprato oggi da H&M, che è questa camicetta. Vi taggerò poi mano a mano i capi anche su 21 Buttons, così riuscirete poi a comprarli se vi va direttamente da lì. Vi lascio il mio account da qualche parte. È questa camicetta che indosso, che in realtà è una camicia vestito, ve la faccio vedere più o meno, vedete, è fatta in questo modo, io ci abbino sempre le mie collanine queste qui lunghe, cinturone in vita e poi casca tutta così, insomma è una bella casaccona larga, è molto comoda, l'ho pagata 25 euro. Poi ho preso questa magliettina, sapete che io adoro queste qui semitrasparenti e infatti l'ho presa anche così con i pois, è sempre fatta a crop top, questa qui l'ho pagata 12,99. E poi ho preso due camicie simil flanella, non sono di flanella, sono di cotone, perché mi piacciono tantissimo. Allora, una l'ho presa bianca e nera, sono appunto di queste così classiche. Le ho pagate 14,99 l'una, e anche nera e rossa, quindi questi due tipi. Non so voi, ma io non vedo l'ora sia inverno e più o meno a breve ci dovremmo essere per indossare tutte le cose che ho comprato, sono bellissime, soprattutto i giacchetti di pelle, non vedo l'ora. Ora passiamo alle cose che ho preso da ASOS. Sono un po' perché ho fatto diversi ordini sfalsati, alcune cose non mi erano arrivate nello scorso pacco, quindi ho dovuto aspettare che me le rimandassero. Primo pacchetto li prendo a caso, perché poi vedete, li ho lasciati tutti impacchettati per farveli vedere. Allora, in questo pacchetto abbiamo delle mutande, ecco, ho preso il pacchetto sbagliato, non perché ci sia niente di male a farvi vedere delle mutande, ma non so cosa vi possa interessare. Queste erano quelle che non mi avevano mandato nello scorso ordine, sono delle mutande classiche, nera, bianca e color carne un po' rosato, e sono quelle senza cucitura, quindi non lo so, per un vestito, qualcosa, qualsiasi cosa le ho prese, perché io sono sempre a corto di mutande, cioè una cosa proprio assurda. E queste qui mi ricordo le avevo pagate 12,99 più o meno. Pesco l'altro pacchetto. Ah, tra l'altro avete notato come sono fatte le treccine in Puglia? Ho fatto queste treccine, se mi seguite su Instagram le avrete viste nelle foto, solo che ho tolto metà dell'altra testa perché sembrava ridicola, quindi le ho lasciate qua, ma penso questo sarà il primo ultimo video che mi vedrete. Poi, altro pacchettino, ho preso queste due fasce che mi piacciono da morire, ero indecisa se prenderle su ASOS o su Zara, però alla fine ho preso qua su ASOS. Sono fatte in questo modo, sicuramente le avrete viste in tantissime salse, perché sono comodissime, sono molto carine, vedete, di quelle che vanno appunto in testa, non mi dire. In questa confezione c'era sia grigia sia quella nera, e entrambe le ho pagate 12 euro. Invece su Zara mi pare una costasse 8, quindi insomma ho risparmiato qualcosina. Poi altro giro, altra corsa, ho preso una t-shirt bianca, perché mi avrete visto anche negli scorsi haul che ho comprato parecchie di quelle canottierine che vanno adesso con sotto la t-shirt bianca, però non ho mai avuto una t-shirt bianca, cioè strano, ma vero? Ho preso questa da 6 euro, proprio di cotone così leggero, basica, così lunga, classica, e poi insomma una t-shirt bianca ci sta sempre in generale. E poi nello stesso ordine ho comprato questo, che è un reggiseno sportivo celeste, ve lo faccio vedere perché merita tantissimo. L'ho preso, mi pare, in sconto 8 euro, prima costava una ventina. Col fatto che naturalmente adesso la pacchia è finita, ragazzi, si ricomincia ad andare in palestra, e quindi mi serviva assolutamente un reggiseno sportivo, perché quelli che ho, non so voi, ma sono opprimenti, una roba insopportabile. Già stai lì che fai palestra e non te va, cioè diciamocelo proprio chiaro e tondo, figuratevi pure con lo stress del reggiseno, quindi ho dovuto correre ai ripari. Ho preso questo che è carinissimo, è di questo marchio che si chiama Only Play. E ultimo pacco che mi è arrivato oggi, questa è la cosa più invernale che vedrete in vita vostra, una vestaglia di quelle che si mettono al mattino quando vi svegliate, avete freddo. Io dovete sapere che nella mia vita ne avrò avuta tipo una quando avevo, non lo so, 9-8 anni, una roba simile. Per il resto non l'ho mai più avuta. Io che sono una persona freddolosissima, non potevo farmela mancare. L'ho trovata in sconto, invece di, mi pare, 50, una roba assurda, l'ho pagata 20, quindi già fattibile. Soltanto che c'era quella del reparto uomo, quindi ho preso l'est del reparto uomo e sti cavoli. Favolosa. La volevo o nera o grigia, quindi alla fine l'ho presa grigia topo. Guardate che bella. C'ha il cappuccetto, insomma è una classica vestaglia di
di pelo, è proprio morbidissima, tipo di pile. Adesso la metterò naturalmente nell'armadio perché per ora non serve ancora, però non vedo l'ora di usarlo. Ma volevo lasciarvi il pezzo forte alla fine, perché questo è il pezzo forte. Però alla fine mi sono detta: prima vi faccio vedere tutto quello che ho acquistato io e poi quello che mi hanno mandato, che in questo caso finalmente è un po' di make up, quindi vi faccio vedere belle cosette. Però prima appunto vi faccio vedere il mega acquisto, di cui mi vergogno anche un po', perché forse vi avevo detto in qualche video al passato che non avrei più comprato scarpe, ma queste non ho potuto resistere, vi giuro, ve lo giuro qui solennemente, io, Ilaria, non comprerò più scarpe fino alla fine dell'anno, raga, è una promessa, perché non posso continuare, davvero, posso farcela, non comprare scarpe per 3-4 mesi sarà una tortura, però nel contempo sarà anche un po' una cosa detox, quindi ce la faccio, raga, ve l'ho giurato, e se giuro, faccio. Quindi questo ultimo paio di scarpe, che tra l'altro è stato una pugnalata al cuore, perché sono scarpe abbastanza costose, ma già soltanto se vi dico la marca capirete, perché sto parlando delle Dr. Martens. Sapete che io ne ho già un paio, ho quelle classiche nere, non sono quelle di pelle lucida, ma sono quelle di pelle opaca, che sono di una morbidezza infinita, mentre queste qua sono quelle dure, che prima che si ammorbidiscono dovete camminarci per tipo un anno, due anni, però sono il modello più figo del mondo. Vi dico subito, perché so che me lo chiederete, che le ho prese da Amazon. Il modello si chiama Jadon e sono quelle nere, lucide ma non lucidissime, non so come spiegarvelo, insomma penso sia la lucentezza della pelle, insomma, normale. La cosa bellissima di queste scarpe è che hanno il doppio fondo ed hanno la cerniera, la zip laterale. Ve le faccio subito vedere senza tanti indugi. Queste sono le scarpe, vedete qui c'è la zip, hanno la double platform ed è per quello che sono strafighe e soprattutto costano quello che costano. E poi per il resto, insomma, sono le classiche Dr. Martens, però vedete quanto sono dure soltanto a vedersi, figuratevi a camminarci, quindi sicuramente appena farà più freschetto comincerò a metterle, anche soltanto magari per stare in casa, così si ammorbidiscono magari con un calzino un po' più cicciottello, non lo so. Però vi posso assicurare che con la zip sono molto più semplici delle altre. Vi faccio vedere anche la scatola, così se magari siete interessate potete leggere il nome del modello, che è scritto qui, vedete, Jadon Black, questo penso sia il codice. Vi consiglio sempre con le scarpe di pelle di prendere il vostro numero preciso, né troppo grande né troppo largo, perché è un casino. Io le altre scarpe che avevo preso, per poi cambiarle, avevo preso il 41, infatti erano enormi. Ormai ho imparato la lezione. Ed ora passiamo alle cose che mi sono state inviate dalle aziende. Questa è la bustona che mi hanno mandato, e in realtà mi hanno mandato due cose. Una cosa non ve l'avevo ancora fatta vedere, quindi ve la faccio vedere qui, e sono tre dei nuovi illuminanti, sono i Light and Bronze, vedete queste tre sono le colorazioni, non so se le ho messe in ordine, no, mi sa di no. Vabbè, abbiamo la 100, 101 e 102. Questa qui è quella platino, ancora non le ho provate, quindi poi magari più avanti vi saprò dire meglio. Poi abbiamo questa che è Rose Gold e penso mi piacerà tantissimo. Tra l'altro io purtroppo, come avete anche visto nel video della makeup collection, se non l'avete visto ve lo linko nella scheda info, non so più dove mettere le cose, cioè ormai io vivo nella disperazione più totale tra pacchi, pacchetti e pacchettini. Devo assolutamente comprare un'altra cassettiera. Per ora andiamo avanti così. Questo invece è l'ultimo illuminante, che è quello dorato. E ok, queste erano le cose che mi avevano inviato qualche tempo fa e non ve le avevo ancora fatte vedere. Adesso vi faccio vedere le cose nuove, che sono queste qua. Cioè questa, perché è una palettina di rossetti che contiene tutte queste tonalità ed è una novità. Sono 10 colorazioni, dalla più chiara alla più scura. Contate che mi è arrivato il pacchetto ma io ancora non l'ho aperta, cioè è ancora così in scatolata, quindi questa è proprio una first impressions, più vera non si può. La palettina e la confezione è la stessa praticamente delle palette di Neve Cosmetics, è uguale. E una volta aperta vediamo un po', wow, come potete vedere sono tutti ancora intonsi, queste sono le tonalità. Abbiamo qua la parte dei rosati, qua un po' più nude, e ne abbiamo uno sul rosso, molto molto belli, non vedo l'ora di provarli. Poi ragazzi, bellezza della bellezza, ho ricevuto questo pacchetto da Urban Decay, e ogni volta che ricevo da Urban, in special modo perché è uno dei miei marchi preferiti, rimango
allibita, anche perché adesso vi faccio vedere, oltre alla cosa in sé che mi hanno mandato, ma la confezione tutta con la carta, il bigliettino, guardate un po', scritto a penna, che sapete essere una delle cose che mi lasciano più esterrefatta, perché vuol dire proprio che c'è l'impegno dietro, non che nelle altre non ci sia, però quando naturalmente ti metti a scrivere bigliettino per bigliettino, non lo so, la vedo una cosa proprio di cuore, quindi mi fa sempre impazzire di gioia. Quindi ringrazio tantissimo il team di Urban Decay, e mi hanno inviato la famosissima e super attesa, almeno per quanto mi riguarda, perché vedete che mi trucco sempre con questi toni terracotta. Mi hanno inviato la Naked Heat, che è appunto la nuova Naked. Guardate, io ancora non l'ho aperta, cioè ci credete, perché volevo proprio lasciarla così, neanche ho fatto in tempo, ecco, a sfilarla fuori. Guardate la meraviglia. Tra l'altro vorrei così farvi una piccola anteprima anche della scatolina, che è bellissima. Guardate le rose e qui i fiammiferi, cioè pazzesco. Questa è la palettina, come si presenta. Io sapete che praticamente le Naked le ho, penso le ho tutte, e questa diventerà una delle mie preferite, proprio non c'è ombra di dubbio. Guardate che bellissime colorazioni, potete farci gli smoky, look un po' più naturali, più luminosi, davvero fantastico. Non vedo l'ora di utilizzarla. Volevo usarla oggi, però poi alla fine mi sono detta no, facciamola vedere bella, così pulita, pura, come mamma l'ha fatta, e poi domani la utilizzo. E poi, ultimo pacchettino, abbiamo le novità di NYX Cosmetics, e mi hanno mandato le nuovissime Liquid Suede Metallic Matte. Queste sono tutte le colorazioni, non so, perché non ho neanche fatto in tempo a controllare se mi abbiano mandato tutte le colorazioni, però comunque sicuramente me ne hanno mandate la maggior parte. In tutto sono 12, adesso cercherò più o meno di farvele vedere. La confezione è la solita delle suede, col tappino tipo a diamantino, lo adoro. Ok, mi sono state inviate 11 colorazioni, ne manca una così a caso, che tra l'altro non so qua sia, però ve le faccio vedere in maniera molto random, ve le prendo proprio così. Abbiamo dai colori più accesi ai colori, vedete questo marroncino terracotta, oppure qui abbiamo il viola, violetto elettrico, questo è bellissimo, questo è tipo argentata grigia, poi abbiamo insomma i colori un po' più chiari come i dorati, quelli un po' più classici. Non vedo l'ora di provarli anche magari come eyeliner, chi lo sa. Queste appunto sono nuovissime, quindi se passate in negozio sicuramente le trovate. Il prezzo di ognuna vi dico subito che è 8,90€, quindi super abbordabili. C'è scritto qua che sono super pigmentati, finish metallico opaco, cremoso e soffice sulle labbra, e arricchito con l'olio di avocado e la vitamina E, quindi è anche nutriente. Sfrutteremo e vedremo un po'. Naturalmente non terrò tutte queste per me, ve le metterò da parte per il giveaway, che mi chiedete sempre quando sarà questo giveaway, e vorrei farlo una volta raggiunti una bella serie di premi e riuscire a dividere anche i premi, così magari posso fare il giveaway sia su YouTube sia su Instagram, insomma vedo un po' adesso come gestirlo. Voi comunque, se mi seguite sempre, non avrete problemi a scoprire quando uscirà, cosa saranno i premi. Sicuramente vi dico subito che il prossimo anno sarà fatto, quindi pazientate ancora qualche mese. E nel 2018, mi sembra stranissimo dirlo perché è volato questo 2017, sicuramente ci sarà questo mega giveaway, anche per ringraziare ognuna di voi, perché ogni tanto mi scrive qualche persona nuova, quindi sono sempre super felicissima. Detto questo, io vi ho fatto vedere tutto, credo che appunto vi ho fatto la promessa, questo sarà l'ultimo haul per un po' di tempo. Spero comunque vi siano piaciute le cose che ho preso. Scrivetemi qui sotto se anche voi avete provato qualcuna delle cose che mi sono state inviate o che ho comprato, così ci confrontiamo anche bene. Io vi mando un bacio immenso, ricordatevi di seguirmi sui social perché posto sempre tantissime cose, tanti avvisi, e una cosa importante che non vi dico quasi mai, ricordatevi di attivare la campanellina delle notifiche che trovate qua sotto vicino al mio nickname. Una volta attivata riceverete le notifiche praticamente ogni volta che pubblico un video, quindi due volte a settimana, una volta a settimana, tre volte a settimana, non lo so, dipende. Comunque così sarete sempre aggiornate. Adesso vi posso salutare, vi lascio a quello che stavate facendo, vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!